sarà senza dubbio la posizione del Papa sui limiti alla libertà d'espressione e sul suo rapporto con la libertà religiosa ad animare il dibattito già molto intenso in Europa. Ma nella conferenza stampa tenuta in quota sul volo della Sri Lanka Airlines diretto a Manila, il Papa si è, come di consueto, concesso molto, rispondendo con semplicità e immediatezza a 7 domande e ad una precisazione. Allegro, stanco per sua missione ma disponibile, ha esordito chiarendo il concetto di canonizzazione equipollente, quella che ha permesso a padre Giuseppe Vaz di salire agli onori degli altari senza il secondo miracolo richiesto. Criteri semplici, grandi evangelizzatori che godono di una grande venerazione da parte del popolo. E poi subito in apertura la prima notizia, l'enciclica verde, quella sul rapporto tra uomo e creato, vedrà la luce molto presto. Ho inviato alla dottrina della fede, alla seconda sezione della Segreteria di Stato e al teologo della Casa Pontificia, perché studiassero bene che io non dicesse stupidaggini, no? E adesso prenderò una settimana di marzo tutta per finirla. Un Papa preoccupato dell'impatto della conferenza di Parigi sul clima, che definisce i kamikaze di ogni latitudine squilibrati, contrapponendoli ai missionari che danno la vita per costruire qualcosa e non per distruggere. E a chi gli chiede se lo impensieriscono le minacce del fondamentalismo islamico contro il Vaticano e il Pontefice, sincero afferma che il miglior modo di rispondere è la mitezza e l'umiltà. Ho paura, ma lei sa che io ho un difetto. Una bella dose di incoscienza, sono incosciente in queste cose. E ho detto al Signore, ma Signore, soltanto ti chiedo una grazia, che non mi faccia male, perché non sono coraggioso davanti al dolore, no, sono molto molto timoroso. Sono in mano di Dio. E poi i bambini e il loro sfruttamento, problema per cui non cesserà mai di levare la voce. Il racconto, quasi da cronista, della visita imprevista al tempio buddista di Colombo e l'accenno autobiografico a quando, da bambino al catechismo, gli dicevano che i protestanti andavano all'inferno. Ci sono tempi oscuri nella storia della Chiesa, dobbiamo dirlo senza vergogna, perché anche noi siamo in una strada di conversione continua, dal peccato alla grazia sempre, no? E questa interreligiosità come fratelli, rispettandosi sempre, è una grazia, no?